Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Valeria Marini è una delle soubrette e donne maggiormente presenti nel mondo dello spettacolo negli ultimi 30 anni. Il successo per lei arriva nei primi anni 90, diventando ballerina prima donna al Bagaglino nel 1993. In questo anno è anche personaggio televisivo rivelazione dell'anno. Ma che cosa ha confessato la Marini in una recente intervista? Ecco tutti i dettagli sul difficile momento passato. Valeria Marini e le parole scioccanti sul passato. La donna è nata a Roma il 14 maggio del 1967. Negli anni 90 e 2000 diventò un vero e proprio sex symbol. Tantissime le sue presenze in televisione e al cinema. Nel 1997 ha anche affiancato Mike Bongiorno sul palco del Festival di Sanremo insieme a Chiambretti. Negli ultimi anni ha preso parte a ben 3 edizioni del Grande Fratello VIP, la prima, la quarta e la sesta ed ultima edizione. Nel 2018 è stata anche concorrente a Temptation Island. Ma che retroscena ha rivelato sul suo conto? Valeria Marini ha rilasciato alcune dichiarazioni inaspettate al Corriere della Sera. La nota soubrette ha ammesso di aver passato momenti molto brutti dal punto di vista personale. Durante quei mesi difficili, la Marini aveva anche pensato di chiudersi in convento per intraprendere una carriera completamente diversa dal passato. Ecco le sue parole: mi sono detta, ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante. La Marini ha, quindi, pensato di farsi suora nei mesi passati. La donna ha sempre avuto e ha ancora oggi una fede molto grande. A tal riguardo, infatti, ha continuato, prego tutte le sere. Ave Maria, Padre nostro e gloria al Padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento. Non c'è domenica che non senta l'Angelus, spesso lo condivido anche sui social, questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo. Nel corso della stessa intervista, Valeria Marini ha parlato anche della sua nuova storia d'amore con Eddie Siniscalchi, un 35enne imprenditore di Napoli. Ha ammesso che la loro storia d'amore procede alla grande nonostante i 20 anni di differenza, l'età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama, vita mia. Facciamo l'amore dalla mattina alla sera. La 55enne showgirl ha ritrovato la propria serenità d'animo anche grazie alla presenza del suo Eddie. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.